Buongiorno a tutti, ben sintonizzati, ben collegati. Questa è Nettuno TV, canale 99, digitale terrestre. Benvenuti anche a tutte le persone che ci seguono in streaming, nettunotv.tv. Sono Francesco Spada. In questo venerdì 20 luglio 2018 siamo qui con voi per accompagnarvi anche lungo questo periodo estivo, per tenerci aggiornati anche attraverso la stampa quotidiana, con lo sguardo consueto anche a quella nazionale. Tutto pronto domani per la grande giornata di Pinzolo, la partita di calcio e la terza amichevole del Bologna. La trasmissione la trasmetteremo e la potrete vedere in esclusiva su Nettuno TV domani sera alle 21, contemporaneamente a Pinzolo domani sera il concerto di Luca Carboni per la squadra, per i tifosi, presentato dalla nostra Francesca Bolognini, dal nostro Filippo Cotti, mentre la partita di domani sera sarà commentata da Mario Giuliante con l'appoggio e il sostegno tecnico di Renato Villa. Insomma, altre giornate importanti da vivere accanto allo sport. Ieri è toccato un po' invece alla pallacanestro, battere un colpo a Bologna, quindi la presentazione di Cournot per quanto riguarda la Virtus. Andremo a sentire un passaggio del suo intervento e poi le dichiarazioni anche di Pietro Segata sulla fortitudo e la soddisfazione del presidente dell'Academy, che dice la fortitudo quest'anno punterà sempre di più sui giovani. Bene, questo è il quadro iniziale. Andiamo però subito sulle pagine del resto del Corriere di Bologna. Non ci sono buone notizie, purtroppo. Assediati dai ladri, 100 colpi al mese nelle abitazioni, sono nel 2% dei casi i malviventi vengono scoperti, i consigli per difendersi. E poi il Sant'Orsola cambia faccia, ancora dal resto del Carino di Bologna, in arrivo più ambulatori, l'investimento di Viale Aldo Moro, la Regione stanzia 17 milioni di euro da destinare al Policlinico, lavori in 4 padiglioni, riorganizzazione dei posti letto e nuove macchine. E poi ancora il progetto e l'editoriale firmato da Luca Orsi, stadio un'altra frenata. Poi tra le macerie del 2 agosto spuntano anche due mine antiuomo, potrebbero arrivare da una esercitazione militare, strage le ricerche dei periti. L'ambiente, tubi d'acqua rotti, era studia un piano di prevenzione. E poi sul web, mi chiamano omofobo, un ristoratore denuncia. Questo è ancora il tema lanciato dal resto del Carino di Bologna. Pronta Repubblica di Bologna, eccola la lunga estate ai tavoli di fico senza il boom, stime sotto le attese, chiude il ristorante bio, ma ci sono ancora mesi per recuperare. E poi ancora 3 candeline per le cucine di Morgantini, 3 anni per le cucine popolari, e poi festa dell'unità con Toninelli e sfida sul welfare a Di Maio Gualmini. Un vaccino contro la povertà, e per Giorgio Paterlini che firma il commento questa mattina sulla prima pagina di Repubblica di Bologna. Poi si parla del cielo sopra la Beverara e gli aerei rasoterra, quegli atterraggi sulla testa dei residenti, ancora problemi legati a chi si trova, vive vicino all'aeroporto. La natura della musica svelata nel silenzio dei gessi, il festival, concerti al tramonto, ancora da questa prima pagina. E poi si parla ancora di calcio, il rossoblu, Bigon porta Mattiello, si va completando il Bologna di Pippo Inzaghi, anzi sembra proprio che il mercato a questo punto sia terminato. Corriere di Bologna, la prima pagina, eccola, non solo bar, l'onda cinese fra import e acquisizioni, il focus, il colosso asiatico in Emilia. E poi attenzione, a fuoco i giochi nel nido del Pride, i resti trovati nel giardino dell'asilo di Casalecchio, finito nell'occhio del ciclone per la giornata dedicata al Gay Pride, i timori dei genitori, l'assessore ha bagnato, è inquietante, approfondiremo subito. E poi taglio dei vitalizi agli parlamentari, interviene Grillini, non potrò più pagarmi l'assistenza, il leader arcigay, ho un tumore cronico, come farò. E poi Ilaria, si tratta di Ilaria Giorgetti, l'amica ritrovata, Lucia Borgonzoni ha ragione, suo padre doveva tacere, la curia, la Lega e gli affari privati. Lavori a rischio nelle scuole, Movimento 5 Stelle dice si faranno tutti, questo è ancora il tema lanciato dal quotidiano, lo stop a Italia Sicura. Poi nonni in reshow, ancora dal Corriere di Bologna, questa bella immagine, la memoria riaffiora, Silvia e Cinzia portano a spasso su due ruote gli anziani sui luoghi della loro infanzia, questa è una bella iniziativa. Dopo onomastica evitiamo l'ideologia stradale, Davide Rossi ancora sulla pagina del Corriere di Bologna. Poi si parla di Virtus, presentato Cournot, Europa, metodi e idee nella rivoluzione della Virtus, questa è ancora la pagina del quotidiano. Ma andiamo anche sul QS Sport, eccolo il quotidiano sportivo, Bologna arrivo,
ecco il titolo. Mattiello raggiungerà oggi i compagni in ritiro, allarme Don Sa è infortunato. E poi effetto CR7, la Serie A al cinema e a teatro, ancora da questa prima pagina del quotidiano sportivo. Poi si parla di pallacanestro, Curnow avrà la maglia 25 per motivi religiosi, giocare in Virtus è un vero onore, per essere nell'altezza garantisco sudore e impegno. Poi si parla di volley, varati i calendari, fair play in campo, un premio ai giocatori più corretti. E poi Vettel difende il primo posto, Hamilton rinnova in Mercedes fino al 2020 a 50 milioni di euro l'anno, oggi le prove libere in Germania. Nibali, paura e rabbia, vertebra fratturata, deve lasciare il tour, lo squalo è caduto in seguito alla manovra errata di due moto della polizia, ma in realtà un video dimostrerebbero che potrebbe essere stato un tifoso la causa di questa rovinosissima caduta. Andiamo sulle pagine dei quotidiani nazionali, come sempre i titoli di apertura, questo è Avvenire, con i poveri senza paura, l'Unione Europea deferisce l'Ungheria alla Corte di Giustizia per il giro di vite sui migranti ONG, l'Italia chiede una cabina di regia per gli sbarchi, il comandante della Guardia Costiera soccorrere sempre. L'appello dei vescovi, non volgere lo sguardo, dire no all'imbarbarimento, salvare, accogliere. La CEI, continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo, la presidenza della Conferenza Episcopale della Italiana. E poi scontro Boeri, governo, nomine, salta il vertice, il presidente IMS accusa Di Maio e Salvini, Palazzo Chigi dice inaccettabile. Visita un centro Caritas, il leader del Movimento 5 Stelle annuncia emergenza azzardo, presto una nuova stretta. E poi reportage caporalato a Mondragone, 2 euro l'ora e nei campi anche i bambini, davvero uno scandalo, bisogna che va fermato. Nunzio Sulprizio, santo al sinodo, il giovane operaio, la canonizzazione, ancora da questa prima pagina del quotidiano Avvenire, che poi è ancora questa, la prima nascita 40 anni fa, bimbi in provetta, figli della scienza che hanno cambiato la maternità. E poi Napoli, metà Campania, 400.000 ragazzi accolti nella scuola Viva. E poi si parla anche di Palermo, la Corte d'Assise scrive la trattativa Stato-mafia favorì alla fine Borsellino. Lasciamo questa pagina di Avvenire, pronto a Repubblica Nazionale, Tria e Boeri, le spine del governo sotto tiro perché non allineati, ultimatum Lega Movimento 5 Stelle al Ministro dell'Economia sulle nomine della Cassa Depositi e Prestiti, altri nomi o vada via. E poi il Viminale querela Saviano, Salvini non mi farà tacere, denuncia su carta intestata del Ministero dell'Interno. E poi dolore, rabbia, Nibali, addio al tour, una moto della polizia lo fa cadere, ma appunto c'è anche questa seconda ipotesi. Stato mafia, Berlusconi sapeva, Borsellino ucciso per trattare, questo è ancora il tema legato alla prima pagina di Repubblica. Pronto il giornale, Segretariopoli. Etica grillina, il giornale insiste, Assia, niente curriculum, ma sta col consigliere di Di Maio, quindi la segretaria scelta secondo il giornale, perché non ha, pur non avendo un curriculum degno di essere far parte della segreteria di Palazzo Chigi, ma semplicemente perché diciamo così la compagna del consigliere di Di Maio, e per l'assistente di Bonafede laurea in 9 anni. Il tour Nibali, vertebra fratturata, per lo squalo la corsa è già finito, investito dalla polizia. E poi ancora Boeri, Di Maio fuori dal mondo, scontro sui numeri, Palazzo Chigi, toni inaccettabili, flat tax, Forza Italia, i soldi ci sono. Mattarella frena le nomine ai dilettanti, stop del Colle, poi giorni di potere, il Fortino CSM resiste all'assalto dei giallo-verdi. Saviano nei guai, Salvini lo querela a nome del Viminale, volano insulti sui migranti, questa è ancora la pagina del quotidiano. Lasciamo il giornale, subito pronto il QN, quotidiano nazionale, il calcio e al cinema, effetto Ronaldo, le partite di Serie A per la prima volta in diretta nelle sale cinematografiche. E poi emergenza Movida, volti allo scandalo nella mia discoteca, Milano, stupro all'uscita del locale, Boeri sfida i vice premier, Palazzo Chigi inaccettabile, presidente dell'INPS conferma che la stima, ha detta sua addirittura ottimistica, di un calo di oltre 8.000 posti di lavoro applicando il decreto dignità del governo era ben a conoscenza di Di Maio, perché dice come mai adesso dice che questo dato non lo conosceva, che qualcuno ha modificato, ha messo la manina famosa per cambiare i dati.
candidati. Salta il vertice, scontro sulle nomine, Tria minaccia le dimissioni, i problemi all'interno del governo dopo poche settimane dall'insediamento e poi il calvario di Nibali, una moto lo fa cadere, il suo tour è già finito, frattura vertebrale per il campione. Un'inchiesta della procura, imbarazzo per Macron, bodyguard violento, dimostrante pestato, ancora dalla prima pagina del QN, e la notizia di Bologna che approda sulla prima pagina del quotidiano nazionale riguarda ancora una volta il tema della insicurezza di questa città. Cittadini assediati dai ladri, 100 colpi al mese nelle case, Bologna solo nel 2% dei casi, i malviventi vengono trovati. Ancora dalle pagine dei quotidiani, in questa carrellata iniziale, pronto anche pronta anche la stampa, collabori o se ne vada, questo è il titolo di apertura della stampa. Di chi stanno parlando? Di Maio e Salvini, stanno parlando del loro ministro che hanno scelto, mettono Tria all'angolo. Boeri sul decreto dignità, c'è qualcuno fuori dal mondo, Conte dice inopportuno, la nomina per Cassa Depositi e Prestiti alla base dello scontro con il loro ministro. E poi Africa, licenza di sparare i bracconieri per i Rangers di Henry, e sempre da questa prima pagina del quotidiano, a Berlusconi noti i legami dell'Utri mafia, la corte d'assise, e poi ancora sempre da questa prima pagina il mercato nero dei francobolli in lire, sempre prima pagina per quanto riguarda la stampa. Andiamo a chiudere la carrellata sui quotidiani nazionali approdando al Corriere della Sera, tensioni nel governo su Tria, salta il vertice sulle nomine, accordo sui voucher, più cari i contratti per Colf e Badanti, e Boeri attacca Di Maio, ha perso contatto con la terra, Conte dice irritato. E poi ancora Padri in cerca di celebrità, in caso, il caso Borgonzoni e gli altri, che approda addirittura sulla pagina nazionale del Corriere della Sera. E poi trattare coi boss, accederò alla strage di Via D'Amelio, i giudici e la morte del giudice Borsellino. Nibali cade e si ritira, il tour sotto accusa, e poi lite sull'eredità di 110 milioni all'estero, il patrimonio di una 91enne, la denuncia del figlio, frutto di evasione, già 40 sono stati sequestrati. Questi dunque i titoli di apertura anche per quanto riguarda i quotidiani nazionali. Io vi riporto subito e rapidamente invece sulle pagine dei quotidiani di Bologna. Cominciamo subito dal tema della insicurezza, sono perseguitato dai ladri, questa è la denuncia, ho perso la fiducia, niente denuncia, via Faenza, la casa di Giuseppe Mughetto, svaligiata 3 volte in 2 anni, il bottino, sono stati portati via 300 euro, una catenina e anche un braccialetto. Azione studiata, sapevano che non eravamo in casa, curioso, qualcuno potrebbe avermi sentito parlare mentre lavoravo al bar. La dinamica, un bandito si è arrampicato fino al balcone di casa mia forzando poi la finestra mentre il palo sorvegliava in strada. Ecco i consigli per rendere sicuro l'appartamento, il resto del Carlino, un vademecum, una lista di suggerimenti stilata dai carabinieri per aiutare i cittadini. Leggiamo alcune di queste: installate dei dispositivi antifurto collegati e possibilmente con il numero di emergenza, fatevi installare ad esempio una porta blindata o una serratura di sicurezza e anche telecamere e quant'altro, se abitate in un piano basso in una casa indipendente mettete le grate, cercate di conoscere i vostri vicini, scambiatevi i numeri di telefono per poterli contattare in caso di prima necessità, in caso di assenza prolungata avvisate solo le persone di fiducia, nei casi di breve assenza o se siete soli in casa lasciate accesa una luce o la radio in modo da mostrare all'esterno che la casa è abitata, sulla segreteria telefonica registrate il messaggio sempre al plurale, ogni volta che uscite di casa ricordate di attivare l'allarme. Questi sono alcuni dei consigli molto semplici, cioè sostanzialmente blindiamoci in casa per evitare furti. 100 furti al mese, quasi tutti impuniti, appartamenti e ville del Mirino, solo nel 2% dei casi viene trovato il colpevole, dai dati emerge un forte aumento nei mesi estivi quando le abitazioni ovviamente sono vuote. Il primato ce l'ha il quartiere Navile, in particolare la Bolognina e il San Donato sono i quartieri più tartassati. Fenomeno diffuso, i malviventi agiscono nelle zone residenziali, sui colli ed in centro. Queste sono un po' le ipotesi messe in campo. Lasciamo il resto del Carlino di Bologna e ci spostiamo invece sulle pagine del Corriere di Bologna. Non solo bar, l'onda cinese fra import e acquisizioni, il colosso asiatico in Emilia. Questo è ancora quanto troviamo su questa pagina del quotidiano. Voglio andare subito ad approfondire questo tema. Ecco qui la nostra Cina, titola il
Corriere di Bologna, il colosso asiatico marcia veloce, investe anche l'Emilia Romagna, non solo bar e piccole imprese, aumentano acquisizioni ed import, la corsa del dragone e gli effetti sulla economia del territorio. Questo è ancora quanto troviamo su questa pagina e poi ancora dalle pagine del Corriere di Bologna, dalla prima pagina c'è il tema del taglio ai vitalizi degli onorevoli, la rabbia dell'onorevole Grillini, adesso come pagherò l'assistenza, l'ex deputato, ho un tumore cronico, ci sono mille spese, passerò il tempo che mi resta a fare ricorsi. Questa vicenda sarebbe stata risolta dalla biologia, tanti ex parlamentari hanno tra i 70 e i 90 anni e poi si allarga la rivolta legale contro la forbice giallo-verde, già sei pronti a fare causa. E poi ancora nell'ambito della politica, Bugani, Movimento 5 Stelle, l'ipotesi Pizzarotti, ex Movimento 5 Stelle, oggi sindaco di Parma, come presidente, candidato presidente della regione Emilia Romagna nelle file del centro-sinistra. Bugani dice lui meglio di Bonaccini, il capogruppo Movimento 5 Stelle, il PD lo vuole alle regionali, me lo aspettavo. E poi si parla invece, interviene Ilaria Giorgetti con, sulla disputa in casa Borgonzoni tra lei e il padre, perché poi diciamo alla fine la problematica si è spostata nel dialogo tra Lucia Borgonzoni e il suo papà, anzi chiediamo forse scusa di questa invasione che però è stata un po' in qualche modo provocata dagli stessi due che hanno utilizzato i social, quindi mezzi pubblici per dialogare tra di loro. Interviene anche Ilaria Giorgetti, l'ex avversaria, che dice sto con Lucia, il padre ha sbagliato, a prescindere dalle idee politiche un genitore non dovrebbe mai mettere in piazza una contrapposizione, il rischio è di essere strumentalizzato. Lucia ha fatto la sua gavetta, si dà da fare in mezzo a tanta gente che non combina niente, anche in politica è stata brava e capace e si merita i risultati che ha ottenuto, sicuramente diciamo così una escalation importante di risultati per Lucia Borgonzoni, dal ruolo in Consiglio Comunale alla presidenza della Commissione, la candidatura a sindaco arrivando addirittura al ballottaggio contro Merola, adesso il posto di sottosegretaria, prima anche il risultato di senatrice. Queste le pagine anche per il Corriere di Bologna, ma adesso andiamo a parlare di acqua, di spreco di acqua, come sapete i cambiamenti climatici, il tema ovviamente dell'acqua, bene preziosissimo, c'è un tema anche legato alle rotture di tanti tubi anche per quanto riguarda la rete idrica gestita da ERA. Ieri si sono trovati a convegno alcuni esperti per cercare di capire effettivamente come arginare questo problema e come difendere il bene acqua. C'eravamo ovviamente anche noi, le nostre telecamere, ora andiamo a sentire le parole dell'amministratore delegato di ERA Stefano Veniera al microfono del nostro Mario Giuliante, eccolo. Il tema del cambiamento climatico è un tema fondamentale. Se voi analizzate quelli che sono stati presentati al World Economic Forum come i maggiori rischi globali, ritrovate il tema dei cambiamenti climatici e della scarsità della risorsa idrica tra i 5 rischi globali più importanti. Ora, fino a poco tempo fa credevamo che questo tema, questo problema riguardasse soltanto alcune aree del mondo. In realtà lo scorso anno con la siccità che si è avuta abbiamo toccato con mano che è diventato un tema anche per i nostri territori, anche per il bacino del Mediterraneo. A questo problema bisogna predisporre una risposta che è fatta da un lato di un approccio all'identificazione dei problemi di lungo periodo e dall'altro una serie di azioni che aiutino a mitigare e a ridurre questa fragilità che il sistema sta mostrando di fronte a questi cambiamenti che erano imprevedibili fino a pochi anni fa. Ecco, ERA è sinonimo di qualità. Verso quale futuro vuole andare? Cosa vuole garantire? Noi vogliamo garantire un sistema idrico resiliente. Il sistema idrico resiliente cosa vuol dire? Garantire una qualità del servizio, una continuità del servizio anche in condizioni estreme, da un lato, e dall'altro una qualità dell'acqua che sia perfettamente conforme e costante nell'arco del tempo. Qualità dell'acqua vuol dire lavorare su quelli che si chiamano i Water Safety Plan, cioè quei piani che identificano le azioni necessarie per garantire ai cittadini un'acqua perfettamente conforme e perfettamente allineata a quelli che sono gli standard che vengono richiesti. Le pagine di Repubblica di Bologna, la lunga estate ai tavoli di fico senza il boom, Repubblica gira un po', potremmo dire, il coltello della piaga, stime sotto le attese, chiude anche il ristorante bio, ma ci sono ancora mesi per recuperare, non è tenerissimo il quotidiano Repubblica sul tema di fico, l'estate di fico senza boom, più congressi in attesa dei cinesi, lascia anche il ristorante bio e il giardino, ora si punta sugli spot nelle televisioni nazionali, ma puntate anche
anche su quelle locali, diciamo un po' su tutte le televisioni locali, perché comunque il primo bacino di riferimento resta Bologna, la città metropolitana, resta l'Emilia Romagna, per garantire una continuità di presenza, poi arricchita molto anche ovviamente dalla presenza degli esteri. Ma il manager rassicura gli investitori, siamo a 2 milioni, è molto importante ovviamente questo aspetto di rassicurare gli investitori, perché essendoci coinvolti dei fondi di investimento, dei fondi pensione, è chiaro che il rendimento deve essere garantito, perché altrimenti il fondo pensione, diciamo così, si riprende i soldi. 3 anni di cucine popolari, bel lavoro di Morgantini che invita tutti, festa di compleanno stasera al fondo Comini, mercoledì pasta asciutta antifascista in comune, vabbè, ma adesso parliamo, non buttiamo subito, vediamo il grande lavoro effettivamente fatto da Morgantini, che insomma si è inventato questo fatto delle cucine popolari, dando un contributo alle persone povere, quindi diciamo su questo non c'è dubbio. Piazza Grande interrompe le pubblicazioni, solo una pausa per rinnovarci, qualcosa probabilmente da rivedere, ma poi Repubblica invece punta molto, già dalla prima pagina, sul tema degli aerei, i disagi del traffico, col traffico in crescita sotto il cielo della Beverara, dove gli aerei entrano in casa. L'estate difficile dei residenti sulla corsia di atterraggio, cenare in giardino, guardare la TV, perfino telefonare, ormai è tutto impossibile, ci sono anche giornate da 100 voli dalle 6 alle 23. No, guardare la TV, nessuno TV bisogna guardarla, quindi non disturbate nettuno, non disturbate con gli aerei. Sto scherzando, sicuramente un problema serio da affrontare, qui c'è anche una testimonianza di una residente, ho 74 anni, sto qui da 44, gli aerei ci sono sempre stati, ma mai così tanti, è ovvio che lo scalo andrebbe trasferito. Al Marconi un sabato complicato intanto per lo sciopero del landing, ma intanto è un aeroporto come Marconi che continua a macinare numeri di grande successo con la crescita ovviamente del numero dei passeggeri e quindi anche dei voli. Queste sono un po' le ipotesi da vedere. Allora, sempre da questa pagina del quotidiano, nuove adesioni all'appello per fermare la politica dell'odio. Il docente De Marinis, è giusto sottoscrivere, ma parliamo pure dei mali e dei limiti della nostra università. E poi ancora contro la xenofobia, i prof alzino la voce e parlino agli studenti, sempre da questa pagina interna del quotidiano. Torniamo sulle pagine del Resto del Carlino di Bologna. Poi tra poco andremo a parlare della digitalizzazione della nostra regione, a che punto siamo con la digitalizzazione, in modo particolare di quelle zone un pochino più a rischio, non più a rischio, le zone dove è più difficile poter portare internet, il wifi, la rete, ma tra poco ne parleremo con il direttore di Lepida. Mistero, 2 mine trovate fra le macerie, la prova della contaminazione, le ipotesi sono finite lì in seguito ad una esercitazione militare. Dopo 38 anni il processo bis vede alla sbarra l'ex NAR Gilberto Cavallini, accusato di aver aiutato i 3 terroristi già condannati. Il team e gli esperti incaricati di esaminare le macerie sono capeggiati da Danilo Coppe, lavorano con lui gli studenti dell'Ateneo. Scontro, uno degli avvocati di Cavallini, Gabriele Bordoni, pone il problema della conservazione dei reperti. Ai prati di Caprari i consulenti sono al lavoro per scoprire tracce minime di esplosivo tra i reperti rimasti. E poi ancora, questo è il tema che abbiamo sentito prima dalle parole dell'amministratore delegato di Era, acqua, boom di rotture di tubi, il piano di Era per la prevenzione, la siccità del 2017 ha causato un aumento del 18% degli interventi. E poi scuola e cittadinanza, via alle firme, da oggi negli URP per sostenere la proposta di legge di ANCI e del QN, sempre da questa prima pagina. E poi outlet ai prati di Caprara, l'Epore frena, vedremo che impatto avrà, valuteremo i carichi di traffico, non basta la sostenibilità economica, e questo, diciamo così, ha fatto titolare a Luca Orsi Stadio un'altra frenata per quanto riguarda, perché i prati di Caprara fanno parte ovviamente di questa situazione. Ma parlavamo della digitalizzazione per quanto riguarda la nostra regione, la situazione generale, il lavoro di Lepida, e allora su certe cose siamo avanti, su certe cose siamo indietro, ma lo abbiamo chiesto, lo ha fatto per voi il nostro Mario Giuliante, direttamente a lui Mazzini, direttore di Lepida S.p.A. In Emilia Romagna abbiamo 2 tipologie di lavori, stiamo costruendo le dorsali e stiamo facendo l'accesso per cittadini ed impresa. Le dorsali le fa direttamente Lepida, siamo messi molto bene, siamo anzi circa un 6 mesi in anticipo rispetto ai piani che potremmo avere, avendo fatto ormai più di 100 dorsali. Sul fronte invece dell'accesso ci è voluto un po' di tempo per partire, in quanto la selezione del concessionario
che è venuto a essere Open Fiber, ha impiegato circa 18 mesi a causa di tutta una serie di considerazioni giuridico-legali che sono state necessarie a livello nazionale per arrivarci in fondo, quindi abbiamo un ritardo di circa un anno e mezzo nella realizzazione dell'accesso, il che significa che quello che doveva avvenire nel 2017 sta avvenendo in questo momento, il che significa che le prime vendibilità ai cittadini e alle imprese saranno nell'intorno dell'inizio del 2019. Il nostro compito territoriale è quello di riuscire a far avere tutti i permessi in tempi veramente molto brevi, e devo dire le pubbliche amministrazioni stanno brillando per velocità proprio perché è sentito fortemente la necessità di avere questa banda ultralarga. Ecco, per quanto riguarda la territorialità, proprio si riesce ad arrivare da tutte le parti oppure c'è difficoltà su alcuni territori? Il piano dice che bisogna arrivare al 100% della popolazione con la banda ultralarga e quindi evidentemente ci sono delle difficoltà dovute all'orografia, dovute alla tipologia di territorio, ma si riesce ad arrivare ovunque perché dove non si arriva direttamente in fibra si arriva con un mezzo radio, ma con un mezzo radio su banda licenziata e quindi capace di dare la banda necessaria all'utenza con continuità e con stabilità. E adesso andiamo sulle pagine della città metropolitana, ancora per il resto del Carlino, pioggia di soldi per lo sport, la regione stanzia 5,6 milioni di euro per 21 progetti, lavori al Palaiuri di San Lazzaro, alla Bocciofila di Casalecchio e interventi negli altri comuni, un nuovo palazzetto per Alto Reno Terme, sempre da questa pagina del quotidiano. Andiamo ancora nelle pagine interne, niente lampioni in via Vernizza, San Lazzaro, i residenti, è pericoloso camminare al buio e poi moto contro auto, ferito un centauro. Successo in quel di San Lazzaro, purtroppo ancora incidenti stradali nella zona. E poi gare clandestine, siamo a Medicina, sulla trasversale due auto sfrecciano a folle velocità terrorizzando una coppia, queste ancora dalle pagine del Carlino. E poi razzia di bici, siamo a Castel San Pietro, bottino da 12.000 euro, il blitz nella notte alla Dal Fiume, inferriate divelte e vetrata sfondata. Questo è ancora il tema lanciato dal quotidiano. Restiamo ancora su questa pagina, andiamo a Bentivoglio, ruba farmaci per rivenderli sul mercato nero, denunciato un operaio dell'Interporto incastrato dalle telecamere. A Castelmaggiore il paese cambia volto, lavori per 3 milioni di euro per gli interventi, il polo della sicurezza e lo skate park. Poi sempre andiamo sull'Appennino, a noi tanto caro come Nettuno TV con il nostro camper, così Porretta conquista il mondo, Alto Reno, il direttore artistico Graziano Uliani, che soddisfazione ancora da questa pagina del quotidiano. E poi sempre dalle pagine ortopedia, Bignami, carichi di lavoro eccessivi, intervenga la regione, il deputato scrive direttamente al ministro, sempre da questa pagina del resto del Carlino di Bologna. Ma adesso vi porto sullo sport, perché ieri è stato presentato il nuovo giocatore della Virtus Pallacanestro. Lasciamo un attimo fermo il calcio. Virtus, il numero 25, è un segno di grazia, gioco con quella maglia perché sono molto religioso, quel versetto ricorda i miracoli di Dio nella vita dell'uomo, che sono davvero miracoli quotidiani. Ma allora andiamo a sentire le parole di David Curnow, ieri la presentazione con il presidente Alberto Bucci e con Marco Martelli, ma andiamo a sentire lui in questo passaggio dell'intervista, intervista che ieri vi abbiamo trasmesso integralmente. Eccola. Sono molto onorato e felice di essere qua. In primis voglio ringraziare le persone che mi daranno l'opportunità il prossimo anno di giocare una società gloriosa come la Virtus Bologna. Che dire, l'anno scorso ho avuto la possibilità di, quando sono venuto con Cantù, di giocare qua a Bologna, ho trovato un grandissimo pubblico e solo all'idea di giocarci il prossimo anno mi hanno delle troppe. Parlo un po' della mia scelta, ho scelto la Virtus perché credo nel progetto, nell'organizzazione e per me è fondamentale crescere sempre di più. Diciamo che in questi 5 anni ho sempre avuto lo stesso livello e per me giocare il prossimo anno, soprattutto una coppa che non facevo da 2 anni, è importante. Ho avuto modo di parlare con Pino 20 giorni fa, tant'è che il giorno dopo con il mio procuratore che volevo firmare qua. Non sono uno che ama parlare tanto, preferisco fare le cose sul campo. Non amo nemmeno fare promesse, però una cosa non mancherà mai, cioè il sudore e il lavoro per questa cosa.
Queste dunque le parole di David Orcornò, ma ieri abbiamo sentito anche il presidente dell'Academy della Fortitudo, Pietro Segata, che di fatto ha manifestato la soddisfazione per il mercato della Fortitudo, manca qualche pedina e poi, diciamo così, ha molta chiarezza su quello che è successo e perché la stagione passata non è stata una buona stagione. Andiamo a sentire Segata. Sono molto soddisfatto del nuovo allenatore, Antimo Martino pensa stia costruendo una squadra coerente con le sue idee tecniche. Stiamo riportando comunque al centro, io sono presidente dell'Academy, i giovani, quindi quest'anno molti giovani avranno opportunità di avere qualche esperienza anche in prima squadra, manca in fondo un'unica pedina, siamo competitivi, d'altronde tanti anni che lo siamo, quest'anno abbiamo l'opportunità di giocarci tre posti, quindi tre posti per la promozione e ritengo che anche quest'anno il problema sarà battere la Fortitudo. Ecco, la domanda che faccio è: cosa è mancato rispetto all'anno scorso e cosa deve esserci quest'anno per provare a salire in A1? Ma l'anno scorso abbiamo fatto qualche passo falso con gli americani, alla fine le mancate scelte sugli americani o le scelte incerte hanno forse determinato l'esito del campionato della Fortitudo. Quest'anno mi sembra che stiamo scegliendo almeno il primo americano, persone consolidate, atleti consolidati che hanno già esperienza nel campionato italiano. Il livello della A2 è un livello abbastanza alto, ci si giocano tre posti, quindi sarà una bella battaglia. Ho visto, si sono rinforzate diverse squadre, ovviamente noi osserviamo con più attenzione quello che è sempre stato considerato il girone più forte, e che vede protagoniste non solo la Fortitudo ma anche penso a Treviso, di nuovo Verona, si è rinforzata Forlì, Udine molto forte, quindi, ma questa è una cosa positiva, avremo sempre il Palazzo dello Sport sold out come ormai è da 3 anni che abbiamo. Allora restiamo qualche istante ancora sul quotidiano sportivo, Bologna arrivo, Mattiello raggiungerà oggi i compagni in ritiro a Pinzolo, allarme non sa e è infortunato, ultime manovre anche per il Bologna, Mattiello il jolly del Bologna Calcio, accordo arriva in prestito dall'Atalanta, con il riscatto costerà quasi 4 milioni di euro, subito in ritiro, il 23enne oggi completerà il test e in serata raggiungerà i compagni a Pinzolo, la chiave al centro, Inzaghi valuterà Gonzalez come guida della difesa, il Pisa ha visionato Brignani. Insomma, ci siamo, domani ci sarà la gara del Bologna, la terza amichevole, che domani sera vi proporremo alle 21 in esclusiva su Nettuno TV col commento di Mario Giuliante e di Renato Villa, domenica l'ultima col Southampton Under 23 e ancora la grande esclusiva di Nettuno TV, la televisione ufficiale del Bologna Calcio in questo ritiro di Pinzolo per il 2018 e poi ovviamente ancora grande spazio e grande forza ai nostri collegamenti da Pinzolo con il nostro inviato speciale Filippo Cotti, i collegamenti nell'edizione del telegiornale delle 13:15, poi nella fascia sportiva 18:19, vi ricordo domani sera il concerto di Luca Carboni in piazza Pinzolo, siete davvero tutti invitati, è un concerto gratuito che potete andare a seguire live, ci saremo anche noi di Nettuno TV, ma soprattutto grandi protagonisti sul palco, perché accanto al Bologna Calcio, a tutta la dirigenza, accanto a Luca Carboni ci sarà la nostra Francesca Bolognini a presentare la serata e il nostro Filippo Cotti, quindi davvero ancora una volta Nettuno TV grande protagonista di questa stagione, di questi momenti, di tutto quello che diciamo così vale per Bologna. Adesso ci fermiamo, è arrivato il momento di fare il nostro break pubblicitario, spazio ai nostri investitori e ai nostri sponsor e tra poco nuovamente insieme per continuare sui quotidiani di Bologna in questa mattinata, è venerdì 20 luglio 2018, grazie di aver scelto Nettuno TV qui per servirvi.